C'è un sindaco di centrodestra che litiga con un presidente della regione di centrodestra. La questione è lo stadio, addio al campo di Sant'Elia, si fa sustangioni, nel rione popolare arriva un maxi ospedale. Massimo Zedda, lei, diciamo, volendoci andare leggeri e senza parole. Beh, qualche parola si può dire, nel senso che sono tutte proposte folli, irrealizzabili. Su Stangioni decide di spostare lo stadio e la Fiera di Cagliari. A Su Stangioni significa aver individuato un'area da parte del Presidente della Regione dove non si può realizzare nulla perché è una zona alluvionale. Oltretutto, siccome il diavolo fa le pentole e non i coperchi, e per loro non c'è mai un coperchio, giusto ieri il Consiglio di Stato ha sancito con una sentenza che nella zona di Sustangioni non si può costruire, perché negli anni passati, durante la mia prima consiliatura da sindaco, venimmo, come dire, coinvolti, come comune con un progetto di privati per la realizzazione di edifici, palazzine, uffici nella zona di Sustangioni. E il comune con i suoi uffici disse no. Una serie di questioni, non la faccio lunga, diciamo che in estrema sintesi lì non si può costruire perché è una zona alluvionale ed è indicata dal piano di assetto idrogeologico con la maggiore tutela, per la pericolosità della zona, quindi HI4. L'altro giorno il Consiglio di Stato si è espresso, perché i ricorrenti dopo la sentenza del TAR hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato dichiarando che a Sustangioni non si può fare nulla. L'altro aspetto è quello dell'ospedale. Decide il Presidente della Regione, senza che nessuno sappia nulla, di spostare Brozzu e Oncologico a Sant'Elia. Dopodiché non dialoga con le istituzioni competenti che si occupano della pianificazione urbanistica del territorio, cioè il Comune di Cagliari, e il rischio serio è che lo stadio non si faccia, e il rischio. L'altro rischio è che noi si possa perdere anche l'occasione degli europei. Adesso sembra essere stato trovato un accordo 50 milioni di euro sia per dare quella cifra per lo stadio del Cagliari, però nelle carte compare sempre questo piano per il nuovo ospedale. Non è fattibile, nel senso che ricorderete anche voi per quanto riguarda l'utilizzo delle aree attorno all'ospedale Marino, ci fu una proposta di un privato per organizzare un luogo di spettacoli attaccato all'ospedale Marino nello sterrato che sta davanti allo stabilimento Ottagono. Non si può fare perché l'ospedale ha una zonizzazione acustica particolarissima, per cui attorno all'ospedale non si può mettere un luogo che produce rumori che entrerebbero in conflitto con la degenza dei malati nell'ospedale. Quindi è una corbelleria. Ecco, in tutto questo però ci perdono chi soprattutto? I tifosi che si fanno il fegato amaro, che dicono: ma che cosa sta succedendo? Dateci il nostro stadio. Perde la Sardegna, perde la città, perde la squadra, perdono i tifosi. Alla fin fine non ci guadagneranno né il sindaco di Cagliari né il presidente della regione, perché ovviamente questi litigi continui e l'incapacità di fare qualche cosa determinerà anche un calo di consenso. Ecco, tra l'altro c'è un litigio proprio interno al centro-destra, una spaccatura totale. Beh, la spaccatura è visibile, chiara, il problema è che c'è da chiedersi anche a chi si rivolge al presidente della regione per produrre queste immagini che spostano edifici da una parte all'altra in città. Se si è rivolto agli uffici della regione, ha fatto lavorare i dipendenti pubblici inutilmente, perché in quei luoghi non si può realizzare quello che il presidente della regione vorrebbe fare, né l'ospedale né lo stadio. Parlo di Sustangioni, né lo stadio a Sustangioni né l'ospedale a Sant'Elia. Se si è rivolto a un amico che gli ha prodotto queste immagini, è grave perché il presidente della regione dovrebbe rivolgersi agli uffici della regione, non ad amici. Se sono stati prodotti da privati, sarebbe ancora peggio, in relazione al fatto che i privati non possono liberamente decidere su dove organizzare gli edifici pubblici o lo stadio, o la fiera o ospedali nel territorio della Sardegna e anche nel resto del territorio In italiano. tutto questo c'è una città, comunque dei rumor, sempre più delusa dall'operato dell'amministrazione attuale, del sindaco Truzzu. Lei è pronto a tornare in campo? Sindaco Ter. Adesso
Vediamo di dare una risposta alla Sardegna, ai sardi, alla squadra, con la legge di stabilità e con speriamo, un progetto serio, per lo stadio del Cagliari. In tanti restano chiedo di ritornare a Palazzo Barcarella, però. Sì, mi fermano per strada e quindi io non posso che essere lusingato oggettivamente.